Bene, ed eccoci qua in studio per il nostro memento, grazie alla collega Claudia Casen che ha condotto fino a questo punto la trasmissione. Allora, Manno, questa sera torniamo a parlare di Venezia e di questo decreto. Parliamo di questo decreto che, come dicevamo la volta scorsa, avevamo anticipato, lo chiameremo decretino, difatti si è dimostrato tale. Hanno fatto un decreto per bloccare tutta una situazione che si andava a denunciare le manchevolezze di questo Stato nei confronti di una città fantastica come Venezia, e così resteremo come eravamo prima. Si faranno delle modifiche e in questo senso abbiamo due esperti che ci racconteranno com'è andata la questione. Sì, certo, vi presento subito, abbiamo con noi l'avvocato Giorgio Suppiei. Buonasera. Buonasera a voi, Suppiei. Grazie dell'invito. Ecco, presidente dell'associazione Arzanà, un'associazione che si occupa di imbarcazioni storiche veneziane e di voga. E abbiamo in collegamento l'architetto Giovanni Leone. Buonasera, architetto Leone. Ecco, presidente dell'associazione Dorso Duro Venezia, in sigla DOVE, che è un'associazione dei residenti veneziani che, ricordiamo, sono, passatemi il termine, una specie in via di estinzione. Allora, in questa settimana sono successe alcune cose. Innanzitutto è stato pubblicato il decreto che stabilisce che le grandi navi andranno fuori dalla laguna, non potranno più entrare momentaneamente, perlomeno dal primo di agosto. Non la laguna. Dal bacino di San Marco. Dal bacino di San Marco. Mentre potranno entrare in laguna, e questo è il bisticcio delle parole, ma a Roma forse non sanno cosa stanno scrivendo. Prego. Certo, certo. E poi, proprio di questi ultimi giorni, la decisione dell'UNESCO di, come dire, non inserire Venezia nei siti patrimonio dell'umanità a rischio. Allora, noi abbiamo preparato un breve servizio che riassume un po' queste cose, ve lo proponiamo anche per i telespettatori, così si capisce un po' cosa sta succedendo, e poi parliamo assieme ai nostri ospiti. Venezia conserva lo status di patrimonio mondiale dell'UNESCO. Lo ha deciso il Comitato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, riunito in Cina, che ha depennato la città della Serenissima dai siti a rischio. Per l'UNESCO è bastato l'annuncio dello stop dal 1 agosto delle navi da crociera nelle acque del bacino di San Marco e della Giudecca, disposto dal governo italiano. Ma le organizzazioni non governative, che hanno funzione consultiva presso l'UNESCO, avvertono che la mossa del governo di bandire le navi di oltre 25.000 tonnellate dalle vie d'acqua di Venezia non basta. La decisione dello Stato italiano risolve solo a parole uno dei tanti problemi che minacciano Venezia. Le grandi navi infatti passeranno ancora nella delicata laguna fino a Porto di Marghera. Il loro devastante impatto ambientale e climatico in questo modo non si elimina. Il decretino del governo italiano inoltre non risolve il problema della massa di turisti, che a Venezia ha raggiunto un picco di circa 25 milioni di visitatori individuali nel 2019, mentre la città continua a perdere circa 1.000 veneziani residenti ogni anno. Per questo l'UNESCO ha chiesto all'Italia di presentare entro dicembre 2022 un aggiornamento sugli sforzi per proteggere la delicata città lagunare dal turismo e dal calo demografico, oltre che da altre minacce all'integrità del tessuto ambientale, architettonico e urbano. Le misure in campo saranno valutate in una riunione nel 2023. Intanto sono saliti da 157 a 222 i milioni di euro da qui al 2026 che vengono stanziati dal governo per le opere e i ristori a Venezia. Ma il decreto romano elargisce denari, ma non spiega quale sarà il percorso alternativo che le navi da crociera faranno per arrivare agli approdi provvisori di Marghera una volta realizzati. Dovrebbero transitare nel canale dei petroli, andando a sommarsi al traffico del porto commerciale.
Una soluzione che non risolve nulla e che è destinata a complicarsi ulteriormente fino a diventare emergenza tra il MOSE che non funziona e l'indotto croceristico destinato a scomparire. Quello che preoccupa sono i tempi indicati. Seguendo i soldi si arriva fino al 2026. Insomma, il tempo passa senza che si siano date delle soluzioni vere alle criticità di Venezia. Se si va avanti così, Venezia è destinata a morire. Eccoci qua. Allora, su piedi. Abbiamo iniziato con veneziani pochi e in via di estinzione, verissimo, ma purtroppo non protetti. Cioè, i veneziani sono in via di estinzione, ma non sono specie protetta, anzi sono specie nei cui confronti è aperta la caccia grossa a Venezia, nel senso che la speculazione mondiale, non soltanto quella nazionale e dell'entroterra veneta, è all'assalto della città. Decreto che io per mestiere faccio l'avvocato e quindi sono abituato a cercare di guardare le leggi e leggerle e in prima battuta vederne la attualizzabilità, l'applicabilità e poi dopo vederne anche l'interpretazione per una corretta applicazione. Se uno legge questo decreto resta sbalordito, perché le cose sospette sono una conferma, cioè è uscito con una dichiarazione immediatamente il giorno prima delle riunioni dell'UNESCO, che aveva preannunciato da più di un mese che Venezia era fra i siti che sarebbero stati sanzionati perché invece di essere tutelati, come dovrebbe il governo italiano, facendo fare allo Stato italiano, alla città e agli amministratori in carica, a cominciare da Draghi, non responsabilità sua, ma di Zaia, presidente della regione, e di Brugnaro invece sì, perché sono all'amministrazione della città da anni, una figuraccia internazionale, perché Venezia, come sappiamo, è sotto gli occhi internazionali. È andato persino il Presidente della Repubblica Mattarella per orare la causa all'UNESCO in quella settimana, proprio per evidentemente evitare questa figuraccia. Quindi lei collega il viaggio di Mattarella al... Quantomeno l'assonanza è sospetta, una coincidenza a pensar male si fa peccato e ci si indovina sempre, diceva Andreotti. Allora, l'altra cosa poi che lascia sorpresi è che questo decreto non è attuabile, perché dice, dà dei tempi che se noi li guardiamo entro 60 giorni dovrebbero essere avviate le studi eccetera quant'altro per pensare le soluzioni alternative. Se uno, non credo che siano andati chi ha firmato il decreto a vedere le banchine di Marghera dove dovrebbero attraccare le navi, se uno va si rende conto che non sono adatte all'attracco così né fra 60 giorni ma probabilmente neanche fra un anno all'attracco delle grandi navi dei servizi turistici. Sono banchine commerciali, quelle destinate hanno i fondali non scavati, per cui necessitano di interventi di un certo tipo. E sei in mezzo a una zona industriale, tra l'altro altamente inquinata, con tutta una serie di problematiche, eccetera, che si trascinano non da anni, ma da decenni, se non quasi da un secolo. Quindi non si vede. Il passaggio ipotizzato, quello attraverso il canale dei petroli, già crea problemi al traffico attuale, non solo per il traffico, ma i problemi più gravi li crea alla laguna, e questo passaggio... raddoppiarlo non si riescono a scambiare per la larghezza del canale in condizioni di bonaccia e di assenza di corrente, figuriamoci appena c'è un minimo di corrente, come non c'è. Tra l'altro sono fondali della laguna di limo, di fango, anche se sempre più marinizzati e ridotti sabbiosi, che hanno una sezione tondeggiante a V, non sono squadrati, quindi lungo i lati sono sempre meno profondi eccetera. E anche se ormai dallo scavo del canale dei petroli negli anni 60 del secolo scorso, quel tratto di laguna è tutto approfondito perché ha continuato a scavare all'interno del canale, la parte di laguna intorno si sprofonda con tutta una serie di altre problematiche che è marinizzata, non ultima quella dell'acqua alta, lo spartiacque una volta
era molto oltre il ponte cosiddetto della libertà, quello che è di collegamento a Venezia, e invece adesso entrando per questa marinizzazione di quell'area di laguna, accentuata anche dalle sezioni che hanno fatto in bocca di porto per i lavori del Mose, lo spartiacque ormai arriva, non dico a Murano, ma quasi, ma invade la città, quindi è segno che entra molta più acqua marina. Studi che sono stati fatti in maniera intelligente ai tempi del modello della laguna di Volta Barozzo, che avevate qua nel Padovano, seguito dall'Università di Padova, che il professor Dal Paus conosce bene e che conosceva ancora meglio chi l'aveva pensato a suo tempo, il professor Rabagliati, il quale aveva preannunciato la serie di catastrofi idrauliche che avrebbe creato lo scavo di quel canale. Restiamo sul decreto e sentiamo un attimo Giovanni Leone, che è in diretta dalla Sicilia con noi e ci racconta il suo parere su questo decreto fatto. È migliorativo perché hanno aumentato i contributi, ma non hanno specificato come questi contributi verranno spesi. Innanzitutto, da tutta questa vicenda, quello che emerge è uno scollamento tra la politica e la realtà. C'è una realtà bipolare, c'è una schizofrenia. Allora, all'UNESCO ci sono stati dei tecnici, professionisti del mondo della cultura, che hanno redatto una relazione estremamente approfondita, che non può essere ridotta al tema delle grandi navi, ma che spaziava sull'intera carenza delle politiche, delle amministrazioni locali, comunali, regionali, dello Stato su Venezia. Quella relazione è stata estremamente dettagliata e il decreto, che risponde a un problema marginale ed è solo fumo negli occhi, non risponde alla quantità e alla qualità dei problemi che sono stati sollevati. Per cui innanzitutto rileviamo questa distanza e questa invasione della politica sia a livello locale, italiano, regionale, eccetera, che a livello dell'UNESCO. Primo. Secondo, a me sembrano chiacchiere, però posso sbagliarmi e vorrei essere positivo. A questo punto chiederei però al governo e a chi ha deliberato questo decreto, cioè il governo dei migliori, no, forse è il migliore dei governi, non il governo dei migliori, comunque al governo io chiederei di prendere degli impegni precisi, quindi di indicare un cronoprogramma e delle tappe, degli indicatori che consentano al cittadino di esercitare il diritto dovere di vigilare sulla pubblica amministrazione. Noi cittadini vorremmo sapere, al di là delle chiacchiere, perché i 60 giorni sono chiacchiere, e i numeri, che erano 63 milioni di euro, poi sono diventati 154 nella bozza e ora sono diventati 180, ci piacerebbe sapere a cosa sono associati, cioè noi vorremmo degli indicatori. Qual è il problema? Ancora di più, tu non sei a Venezia, sono 222 diventati 180 da un giorno. Sono cresciuti a 222 nel frattempo. Ma certo, ma chi offre di più? Se voi avete da offrire di più, siete benvenuti, non c'è problema. Chi più spende, più spande. Quindi va benissimo. Non è questo il problema. Il problema è lo stesso del Mose. Stiamo partendo con una prospettiva, con dei sogni. Siamo degli spacciatori di sogni. Che ogni tanto va anche bene, se poi qualcosa, almeno una parte, si realizza. Ebbene, allora, nel caso del Mose, ci hanno detto che il Mose è stato realizzato per il 92%. Niente da dire. Questo è un criterio quantitativo. Quel 92% a cosa corrisponde? È soltanto la quantità di danari, dei finanziamenti che è stata spesa per opere. Ma non ci dicono cosa è stato speso. Vorrei fare un esempio. Se io costruisco una macchina e spendo il 99,9% delle risorse, perché realizzo tutto, ma mi sono dimenticato di comprare i copertoni, io con la macchina non ci faccio niente.
Ebbene, io ora vorrei un impegno preciso da parte di chi si è impegnato con noi cittadini e con l'opinione pubblica mondiale. Vorrei un impegno preciso per indicare un cronoprogramma e delle opere, tempi e opere che intendono realizzare per lotti funzionali, non soltanto spendere dei denari, ma riuscire a fare delle cose che siano utilizzabili. Allora, questi canali, cosa vogliamo fare? Vogliamo allargarli, scavarli, le rive? Abbiamo una valutazione di impatto ambientale? Abbiamo tutta una serie di problemi che rischiano, al contrario, di creare un danno erariale allo Stato, nel senso che se avvio dei lavori che poi non possono essere realizzati o comunque incarico dei progettisti e faccio delle gare per fare dei lavori che forse non è possibile realizzare, qui sto creando un danno erariale, sto soltanto guadagnando tempo, buttando fumo negli occhi dell'UNESCO per guadagnare tempo e non ottengo niente. Ebbene, certo. Io vorrei che i responsabili ci rendessero finalmente conto. Posso aggiungere una cosa? Allora, questo sistema mette a rischio il denaro che è stato impegnato per fare le opere, perché evidentemente in tempi così brevi gli appalti non si possono sviluppare normalmente. Io volevo aggiungere due concetti. Il primo, che c'è un vecchio proverbio che bisognerebbe ricordare all'UNESCO, che fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Questo decreto dice, ma io credo che sia nell'impossibilità di fare. Quindi quel rapporto fra la parte normativa e la parte di attuazione, secondo me, è proprio completamente fuori fase, non si sono resi conto della irrealizzabilità. La prima cosa. La seconda cosa, si sono accorti invece bene, il governo italiano quando è intervenuto con questo decretino, che c'erano delle concessioni in atto, delle navi che erano state autorizzate a passare, che avevano un traffico per fortuna fermato dalla pandemia, non per fortuna la pandemia, ma per fortuna qualche cosa alla laguna ha ridato, perché chi vive in laguna e chi va a Venezia ha rivisto la laguna rinascere grazie alla pandemia, la vita, le certo. regolamentazioni dell'acqua, c'erano la natura, i delfini, ecco, che entravano, c'erano i delfini che entravano, il fondo pulito, non c'era certo. il motondoso, si è salvaguardato per un anno le fondazioni, le fondamenta della città. Ma quello che è certo è che intervenire con questi indennizi, che non vanno alla città di Venezia, ma vanno alle compagnie che hanno sede o in Olanda, nella migliore delle ipotesi, se sono in Europa, o alle Cayman, nel senso che sono tutte sede in paradisi fiscali. 30 milioni per il 2021. Ecco, questi 30 milioni, invece di essere spesi a Venezia, sono un primo danno erariale certo. Chi ha autorizzato? Io, se fossi un giudice della Corte dei Conti, aprirei un'inchiesta immediata su questa cosa. Ma chi è che ha autorizzato una cosa che sta facendo un danno e poi io sono costretto a indennizzarla perché ho dato delle autorizzazioni che mi costringono a tirar fuori 30 milioni di euro così? Certo. Il secondo concetto. C'è di peggio. Sì. Scusami, Giorgio, c'è di peggio, perché nel nuovo decreto, rispetto al non decreto che tutto il mondo ha commentato con grande entusiasmo, c'è un elemento in più, cioè c'è l'intenzione di rinegoziare le concessioni. Ebbene, certo. signori, smettiamo di scherzare. Ora, su questo vogliamo che le carte siano messe in tavola. Cosa vuol dire rinegoziare le concessioni? Cosa stiamo andando, cosa cerchiamo di concedere di nuovo alle compagnie, a VTP, eccetera? Se abbiamo detto che le navi devono andare fuori dalla laguna, cosa è una transazione commerciale? Vogliamo risarcire ulteriori risorse oltre a quelle che già abbiamo dato? Cioè, qui c'è necessità assoluta di una grandissima vigilanza da parte della società civile, della realtà civica, certo. assolutamente. Fermo certo. restando un principio che però dobbiamo tenere buono e consolidare.
Perfetto. Si è affermato il principio che le navi devono andare fuori dalla laguna. Certo, poi Leone, non l'hanno declinato questo principio, sì, però l'hanno enunciato. Allora, certo, certo. Allora, a Roma o sono incompetenti oppure lo fanno apposta. O ci sono o ci fanno. Oppure okay, tutti e due, che sarebbe ancora peggio. La cosa grave è che è un decreto che prevede questa spesa provvisoria, perché quello che è sicuro, certo, è che dicono intanto le mettiamo a Marghera, dove intanto non possono andare perché Marghera non è strutturata e neppure lo vogliono le compagnie. Qual è il turista che vuole partire dalle aree industriali di Marghera anziché da Venezia? E dall'altra parte è provvisorio e quindi andrebbe pensato, quindi sono soldi sicuramente buttati in acqua questi qua, nel senso che sono per un provvedimento tampone 222 milioni più, certo, 30 di indennizzo più questo. Quindi ma cosa è sono una cosa 200 milioni assurda, di fronte a 6 miliardi del MOSE e ancora non funziona, ancora non ci sono le pompe, ancora non ci sono i generatori di corrente, ancora non c'è un sacco di cose che quando lo fanno alzare ci vogliono 90 persone che vadano lì a girare le chiavette a mano perché questi finalmente queste paratoie salgano. Allora da fuori c'è anche un sindaco che dice si sono sollevate, che miracolo. Allora, una volta per lasciamo perdere per quanto costerà alzarle e abbassare in futuro. Per cui, concretamente, cari veneziani, a noi dispiace doverlo dire e dispiace non darvi una notizia positiva. Questo decreto vi ha preso letteralmente per i fondelli. Ringrazio i nostri partecipanti di questa tragica presa d'atto di quello che questo governo, che sa fare tutto, ha fatto. Speriamo che le altre decisioni che prenda questo governo siano un po' migliori rispetto, certo, a quelle che hanno preso per Venezia. E il Presidente non vada a fare viaggi che non servono, stia a casa, che tanto ormai sta per scadere anche il suo mandato. Grazie a voi per esercitare un servizio pubblico che è generalmente carente e per gettare luce sulle zone d'ombra che tutti trascurano guardando soltanto il posto al sole del politico, certo, di turno. Certo, grazie. Come cittadino di ringraziare. Grazie all'architetto Giovanni Leone. Grazie. E io vi saluto con una battuta. Oggi le grandi navi c'erano ancora e in compenso non c'erano invece i vaporetti e sono dovuto venire a piedi fino a qua. Quindi è paradossale la situazione, perché purtroppo Venezia è importante le grandi navi, ma i problemi della salvaguardia socio-economica della città non sono solo quella e gli altri sono ancora più gravi del passaggio delle navi e sono quelli più trascurati. Certo. Grazie. Anche all'avvocato Giorgio Suppiei per essere stato con noi. Invece noi adesso andiamo in pubblicità, ma non cambiate canale, che torniamo a occuparci della pedemontana e ci occuperemo soprattutto di un gruppo di residenti della zona di Tramalo e Castel Gomberto che stanno vivendo ormai da tanti mesi pesanti disagi per la realizzazione di una galleria. Lo faremo, incontreremo i residenti, i rappresentanti dei comitati e anche i tecnici che ci spiegheranno cosa sta succedendo. A tra poco, dopo la pubblicità.